inaugura oggi a Villa Vallero Carta, non soltanto una mostra ma un vero e proprio progetto. Sì, una rassegna di opere su carta che comincia oggi a Villa Vallero con l'inaugurazione, contemporaneamente apriamo la Casa Toesca con la mostra Wunderpapier e la biblioteca con gli Ex Libris. Poi ogni settimana per tutto il mese di maggio si aggiungeranno mostre, piccole mostre pop-up ed eventi. Quindi saranno una serie di mostre, diciamo, a rotazione per questo mese? Sì, una serie di mostre a rotazione, i curatori sono giovani curatori, quindi un progetto non solo dedicato ad artisti giovani, ad artisti del territorio, artisti ospiti, ma anche proprio realizzato, curato nei dettagli che potrete vedere da giovani studiosi dell'Università di Torino che fanno, diciamo, studiano storia dell'arte. Quindi una visitazione in chiave artistica della carta. Sì, il media, diciamo, l'unico vincolo di questa mostra è che il supporto sia la carta, quindi il media alla carta. Fino a quando si potrà visitare, gli orari? Allora, fino al 26 maggio e sabato e domenica dalle 15.30 alle 19, e domenica mattina, anche la domenica mattina dalle 10 alle 12.30, e invece le mostre, e suggerisco magari di controllare comunque gli orari sui siti internet in comune o nei manifesti, in modo da, non tutti gli orari sono perfettamente allineati. Due esposizioni curate da giovani curatori. Sì, in realtà questo è il risultato di un progetto che noi portiamo avanti insieme all'associazione da davvero tanto tempo. Non è, diciamo che le mostre sono un po' il momento dove il progetto si concretizza, ma il progetto Giovani Curatori in realtà va avanti anche con altri tipi di eventi, con ad esempio la serie di incontri Art Beats che abbiamo organizzato negli ultimi mesi, ma queste mostre, diciamo che sono un momento più particolare perché ci permettono veramente di mettere alla prova tutto quello che impariamo. In particolare qua abbiamo avuto la possibilità sia di collaborare con un artista in maniera diretta, perché lei ha realizzato un'installazione proprio durante il periodo dell'allestimento, e anche di lavorare con un collettivo di artisti che ha base a Milano, ma in realtà sono artisti di tutta Italia, anche loro molto giovani, e questo comunque per noi è un momento di dialogo importante, perché lavorare con giovani artisti da giovani curatori permette in qualche modo di portare una visione più nuova e più fresca all'interno di, appunto, del sistema espositivo, che magari ha qualcosa di innovativo, qualcosa in più da raccontare. Cosa si potrà ammirare in questa mostra? Beh, allora nella prima stanza possiamo ammirare i lavori di Oltre Collage, quindi del collettivo milanese. Nella seconda abbiamo l'Art Press CBM Off, a cui abbiamo contattato gli artisti dell'Art Press CBM Off che hanno partecipato alla categoria Under 30 negli anni del premio, quindi dal 2011 sino al 2018. Quindi diciamo che sono artisti da 4 edizioni che erano allora Under 30 e che ora partecipano invece, facendo vedere come sono cresciuti in quarto artisti, qual è stato il loro cammino più avanti. E poi in una stanza dedicata a parte abbiamo appunto l'installazione di Daniela Bozzetto, che è un artista visuale che adesso sta in Svizzera ma ha lavorato anche a Londra, in Germania, quindi diciamo che abbiamo un rapporto sia con il territorio sia con artisti internazionali che lavorano nel panorama internazionale, oppure qualcuno che appunto è rimasto sul territorio, ma questa cosa ci serviva appunto per far vedere che la cultura non è solo nelle grandi città, non è solo nell'internazionale, ma anche nel nazionale, ma soprattutto nelle piccole realtà, anche nella realtà di provincia. Questo era più o meno il nostro scopo per questa rassegna. Carta non è soltanto un'esposizione, ma ci sono anche degli eventi curati dalla Proloco, in quanto è un'iniziativa che nasce in sinergia fra le associazioni. È un'iniziativa che è nata a supporto della mostra, da un'idea che avevamo da qualche anno di riempire di nuovo di contenuti e di offerta il maggio di Rivarolo. Abbiamo voluto chiamarla Rivarolo tra enogastronomia e cultura perché sabato e domenica 11 e 12 maggio, in collaborazione con i ristoratori di Rivarolo, offriremo ai nostri ospiti la possibilità di mangiare le specialità dei nostri ristoranti all'aperto. E sabato e domenica 19, dopo 4 anni di assenza, ritorna anche il mercatino dei Biautagambe, e quindi abbiamo voluto proprio, come dire, cercare di portare la gente a Rivarolo e offrire loro una mostra di qualità diffusa sul territorio, con anche della possibilità culturale e gastronomica che non guasta, diciamo, per una Proloco. Quindi ricordiamo bene le date dei due appuntamenti principali. Sì, allora 11 e 12 i ristoranti in
dove si potranno degustare dei piatti della tradizione piemontese cucinati dai ristoratori di Rivarolo che abbiamo coinvolto e sono stati molto contenti di essere coinvolti e ci tengono particolarmente, quindi sicuramente faranno una cosa molto buona. E poi il domenica 19 il mercatino di Biautagambe che ritorna per tutta la giornata nel suo posto storico che è l'Allea. Assieme a questo le ragazze del servizio civile che fanno il volontariato in quest'anno presso l'ufficio turistico, presso la Proloco, hanno studiato due bei percorsi guidati della città, della durata di tre quarti d'ora più o meno, per cui chi vorrà potrà anche visitare la città, ma loro sicuramente sapranno spiegarvi meglio di me come sono i percorsi. Questo progetto si sviluppa anche attraverso l'aiuto, il sostegno, il lavoro e l'impegno delle ragazze che stanno effettuando servizio civile presso la Proloco di Rivarolo? Sì, esatto, assolutamente. Infatti uno dei nostri, diciamo, compiti di quest'anno di volontariato di servizio civile è proprio quello di occuparci della promozione, della valorizzazione della città, quindi soprattutto dei vari edifici che si hanno. Ad esempio, vabbè, adesso siamo qua a Villa Vallero, però noi ci occuperemo anche di strutturare due percorsi durante due weekend che ci saranno poi a maggio, dove andremo appunto a evidenziare tutte quelle particolarità che contraddistinguono gli edifici della città. E quindi appunto abbiamo una tipologia di percorso medievale e un altro barocco. Quindi il servizio civile ha una valenza culturale importante? Sì, ci stiamo infatti occupando di... stiamo imparando parecchie cose, cerchiamo di rendere quanto più possibile e accessibile a tutti quanti la scoperta di tutto ciò che riguarda la città. Abbiamo organizzato attività di tipo gastronomico, però poi ci occupiamo anche di cultura, quindi si spazia un po' in vari ambiti. Quindi due percorsi, uno medievale e uno barocco? Uno medievale e uno barocco, come dicevamo, il primo sarà il percorso barocco, barocco neoclassico per la verità, perché ci occuperemo degli anni, dei secoli che sono del XVII-XVIII secolo e quindi abbiamo degli elementi architettonici che sono fortemente barocchi, come per esempio la chiesa di San Michele, ce ne sono invece degli altri come per esempio la chiesa del Gesù o Casa Toesca, che sono invece degli elementi architettonici, degli edifici fortemente neoclassici. Questo sarà per il weekend dell'11 e del 12, mentre invece per il weekend del 18 e del 19 cercheremo di portare avanti questo, diciamo, percorso medievale che abbiamo pensato, insomma, per le vie del centro storico, quello che una volta appunto proprio dal XIII secolo era il borgo antico. All'interno di questo borgo si potranno visitare ovviamente edifici totalmente medievali, ormai oggi non esistono più, però sicuramente si potranno vedere alcune caratteristiche che contraddistinguono proprio quel periodo tardo gotico e insomma fine medioevo, che potranno insomma lasciare spazio un po' all'immaginazione di quello che doveva essere la vita all'interno del borgo. Entrambi i percorsi saranno fruibili nel sabato pomeriggio e invece per quanto riguarda la domenica probabilmente in orario sia mattutino che pomeridiano. Sarà compito di giovani storiche dell'arte, giovani curatrici appunto rendere fruibili questi percorsi, e noi speriamo che questa possa essere un'occasione proprio per far sì che il cittadino, come anche il visitatore, possa rendersi conto di quali sono le bellezze storico-artistiche e architettoniche che molto spesso ha sotto il naso ma che di cui non conosce la storia. Quindi è un'occasione sicuramente di informazione, di fruibilità e di conoscenza della propria città.